17 maggio 1972. Luigi Calabresi, commissario di polizia e addetto alla squadra politica della Questura di Milano, viene ucciso a colpi d'arma da fuoco davanti alla sua abitazione da un comando di due uomini. Romano, 34 anni, Luigi Calabresi dirige dal 1968 l'ufficio politico della Questura di Milano, occupandosi prevalentemente di indagare sulle attività dei gruppi estremisti. Nel 1969 partecipa alle indagini sulla strage di Piazza Fontana. Il suo nome viene associato alla morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli, che precipita in circostanze mai del tutto chiarite dal quarto piano della Questura di Milano, ma senza che Calabresi fosse presente al fatto. La sinistra extraparlamentare lo accusa di essere il responsabile, anche se indiretto, della morte di Pinelli. Nel marzo del 1972 è lui a intervenire a Segrate, sotto il traliccio in cui viene rinvenuto il cadavere di Gian Giacomo Feltrinelli. Proprio partendo dalle indagini sulla morte dell'editore, dilaniato da un ordigno artigianale, Luigi Calabresi segue le tracce di un traffico internazionale di esplosivi e di armi che sarebbe avvenuto attraverso il confine triestino e quello svizzero. In relazione a questo traffico illegale, le indagini si concentrano su alcuni ambienti dell'estrema destra neonazista. Per questo motivo, inizialmente, le indagini per l'omicidio Calabresi vanno in quella direzione. Viene incriminato il neofascista Gianni Nardi, che però viene subito prosciolto da ogni accusa. Ulteriori indagini non riescono a identificare i colpevoli. Solo nel 1988 l'ex militante di Lotta Continua Leonardo Marino confessa di essere uno dei due componenti del comando che ha ucciso il commissario, chiamando in correità Ovidio Bonpressi e indicando in Adriano Sofri e Giorgio Pietro Stefani, fondatori di Lotta Continua, i mandanti dell'azione. Dopo un lunghissimo iter giudiziario che dura 16 anni, Leonardo Marino viene condannato a 11 anni di reclusione, pena poi prescritta, mentre Ovidio Bonpressi, Giorgio Pietro Stefani e Adriano Sofri a 22 anni di carcere.